Se tratti di cambiamento climatico o della maledizione dello zucchero, dacci i tuoi soldi e diremo ciò che cerchi. Scienza la carte, per ogni gusto la giusta dose, buono o cattivo lo facciamo sembrare giù. Buongiorno belli brutti, buongiorno. Non mi potete vedere perché indosso la camera al mio corpo, così ho le mani libere e sono, diciamo appunto, molto più libero. Andiamo un po' a vedere. Sono Sisa Cat qua, sempre nel parco dove mi piace venire. Anzi, lo sai, c'avevo pure il casco ancora indossato, neanche me ne ero accorto. Allora ritorno. Cosa fanno il basketball? Bene, cosa dire? Beh, mi avete chiesto cosa ne penso io di Trump, di quello che è successo. Cari miei, questa diciamo che veramente è un'altra volta una bella dimostrazione come gli americani funzionano. Ipocrisia fino al massimo, perché di criminali ne hanno lì da condannare, ma sicuramente diciamo che Obama avrebbe molto da più da dichiarare o da confessare che Trump, con tutti i morti che ha sulla coscienza. Ma siccome è molto più, diciamo, è protetto dall'elite Obama, per questo è stato anche eletto, Trump è tutto un altro discorso. Trump è un uomo d'affari, lui sa come gestire un'azienda e anche farla crescere, perché non ci dimentichiamo che lui aveva avuto la spinta dal suo padre quando ha iniziato la sua carriera, diciamo, però devi dopo anche saperla gestire. Sai quanti casi che non conosco io che hanno ereditato l'azienda dal padre e l'hanno messa in fallimento entro un paio di mesi perché erano incapaci? Trump intanto ha fatto tutt'altro. Non so se questo è aperto, però mi interesserebbe vedere se è veramente aperto. Aperto, che figata. Molto bello. Salica. Bene, allora sono qui nel Water Tower, si chiama, che sarebbe questo. Vedete? Andiamo un po' a esplorare questo Water Tower. Intanto io vi dico un po' la mia su Trump. Appunto, ah, ma qui c'è veramente fantastico. C'è la storia di Sisa Cat, guarda un po'. Posso raccontarvi dopo magari di Trump, perché è troppo interessante ora qui. Io avevo visto un paio di foto di Sisa Cat che mi ha fatto vedere mia moglie, appunto degli anni 60, 70, 80, poi anche 90. Gli anni 90 erano più interessanti perché lei mi poteva raccontare com'era per lei, perché qua era ragazzina. Guarda, però avevano anche loro una certa eleganza, come potete vedere. Tipico, il trasporto del riso dei contadini. Questo sarà il grande guru di qua, col bicchiere di vino in mano. Molto bello.
qui ci sono altri youtuber. Wow, magari faccio foto anch'io. Molto bello, molto bello. Non pensavo che era aperto. Allora vediamo se posso fare qualche foto per mia moglie anche. Ecco, fatto. Sì, faccio anche un video per mia moglie. Ho scoperto una nuova camera, bellissimo qui, tutti gli amici che mi vengono a trovare. Allora, questi qua sono i tempi di Camer, i vecchi tempi, cioè le ruine in pratica, che non li puoi neanche più chiamare tempi. Oh, bello, sembra Pompei qui, bellissimo. Tu pensa un po' che tempi, eh? Ora cosa c'entra questo qua con il museo non l'ho mica capito, ma forse perché c'è la S come Sisaket. Guardate, c'era anche il re. Troppo bello. Ok, forse si vede più chiaro. Vedete che queste teglie, o come le chiamate, questi pezzi di stoffa, diciamo, che Sisaket è famosa per questi lavori a mano, artigianale, diciamo. Ah, troppo bello questo museo. Non mi sono dimenticato di Trump, dopo vi racconto. Solo che qui è troppo bello. Tante volte sono venuto qui, ma non ci siamo mai entrati. E ora, vedi? Ora che mi sono fatto il giro con lo scooter. Questa è tutta roba artigianale che fanno loro qui, a Sisaket.
spettacolo. Aspetta che devo cambiare le batterie. Bello, eh? Anche questa si sacchetta. Anche questa si sacchetta. Perciò. Ecco, siamo sopra ora, secondo piano.
Eccoci, facciamo un giretto ora qui in parco. Allora, ritornando al discorso di Trump, appunto si sa che è uno spettacolo politico, perciò forse l'hanno messo fuori atto, fuori gioco, forse per le elezioni, ma credo che comunque questo che hanno combinato ora fra Robert De Niro e questa condanna nei 34 punti, che in pratica sono delle cazzate, perché si tratta di $112.000 di una fattura, diciamo di una ricevuta che lui l'ha dichiarata falsamente, dicono comunque. Ecco, così mi potete vedere. E buongiorno a tutti, buongiorno. E niente, comunque, allora, per conto mio, cioè noi in Svizzera abbiamo avuto dei casi molto, molto, ma molto, molto più pesanti, che si trattava di miliardi, di milioni, che nessuno è mai stato condannato. Mi ricordo nel 2008 c'è stato un caso di una banca HSBC, che c'è anche qui, in tutto il mondo, è una banca globale, che hanno in pratica aiutato a dei clienti a risparmiare delle tasse. Per questi c'era stato uno nel reparto del IT che ha potuto estrarre fuori dei documenti o dei dati dei clienti e li ha pubblicati. Era un whistleblower. Bene, cosa è successo? Che con questo poi lui l'ha mandato appunto alla stampa. La stampa l'ha pubblicato, era stato un scandalo grandissimo. Si trattava di un miliardo, oltre un miliardo di franchi che non sono stati mai dichiarati. Cosa hanno fatto? Facciani, che si chiamava così, il signore che ha reso nota questa cosa, l'hanno condannato a lui. Ok? Che era il whistleblower, e parlo della Svizzera, non è che parlo dell'Afghanistan. Ecco, invece la banca, tutto il direttivo della banca, niente, neanche un euro di multa, niente. La banca in se stessa ha pagato allo Stato svizzero 43 milioni, che è una cazzata. Erano 4% che hanno pagato di tutto il danno che hanno fatto. E alla Francia invece, il governo francese, 300 milioni di euro, e hanno chiuso lì il caso e non è successo assolutamente niente, nessuna condanna e via vai. Questo come esempio, ma ce ne sarebbero di esempi come questi in Svizzera, non è mica l'unico caso. Quasi ogni settimana esce fuori una notizia di questo genere. E Trump per 112.000 francuzzi, c'è una minchiata di niente alla fine. Con tutti i soldi che lui ha, hanno dovuto per forza cercare qualcosa per farlo fuori, per farlo fuori dalle elezioni, per metterlo lì. E questa è la mia opinione, perché me l'avete chiesto. E poi forse ci sarà anche, farà un talk, un'intervista con un signore che ne sa molto più di me su questo fatto in America. Perciò, però, quello che so io è questo, e quello che io ho visto è questo. Perciò questa è la mia opinione. Ecco, il parco un'altra volta. Con tutta la sua bellezza, troppo bello. Cioè qua hanno fatto un capolavoro a Sisaket unico, veramente. E devo dire anche che ho visto e ho notato, specialmente nel Volta Tower, che quando devono fare dei lavori per loro, per il governo o per la comunità, li fanno abbastanza belli, eh? Cioè li fanno professionali, ben fatti, curati. Ma quando devono fare lavori
Vabbè che le strade, le infrastrutture, anche quelli là sono perfette in Thailandia, cioè qui sono perfette, guarda. Puoi girare tranquillamente in scooter, in macchina, in bici se vuoi. Qui c'è una pista che puoi fare in bici anche, e intorno a questo, come si può dire, che è tutto finto chiaramente, mica, oh, non ci passo neanche io qua. Guarda qua, l'hanno fatto proprio per i thailandesi. Non è bello qui, eh? Cosa ne pensi? È troppo bello, dai. Ti rilassa con tutte le stronzate che ci intorno, girano intorno a noi, dico. Thank you.
Bene, 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 grazie mille. Allora, noi ci vediamo nel prossimo video e spero che vi sia piaciuto questo video, anche se era un po' lungo, però almeno abbiamo fatto due chiacchiere e ti ho fatto un po' vedere anche qualcosa di bello qui di Sisaket. Ciao!